Fammi passare, sono incinta! Ehi, non sei l'unica ad essere incinta! Davvero? Anche tu lo sei? Guarda la mia pancia, è carina, non credi? Posso toccare la tua? Ciao piccolino, ma sei una femmina o un maschietto? Allontanati! O ti morderò! O lo farà il mio bambino! Che incubo, un vampiro! Ok, signore, chi è la prossima? Prego, posso? Un attimo, facciamo un test! Va tutto bene! Oh, sei una nerd! Qui c'è scritto supereroi incinte! Oh, pensavo fosse uno scherzo! Questo è un ospedale, non è uno spettacolo di cabaret, vattene! E adesso che faccio? Vuoi essere cool, eh? Io so come aiutarti! Davvero? Wow, anche tu sei incinta! Sei intelligente! Guarda, questa è la tua occasione, devi solo diventare una vampira! Oh, bene! Grazie, Barbie, vediamo! Wow, sembra figo! Non vedo l'ora di iniziare! Beh, la mia faccia sta bene, ne sono certa! Apprezzo la tua sicurezza in te stessa, ma hai bisogno di questa! Ma io mi accetto per come sono, va bene, dimmi che c'è di sbagliato in me! Sono stanca di parlare, ma se proprio devo dirtelo, beh, l'acne! Oh, ho capito! Bene, che c'è nella beauty box? Wow, è una crema idratante? Sono io! Beh, rimuoviamo quello che non serve! Wow, non pensavo di poter diventare tanto perfetta! Anche se c'è ancora un po' di lavoro da fare! Lavoriamo sulle mie borse sotto gli occhi! Mi sento così bene! Sono sempre io! Wow, signorita, sei molto bella! Ciao, ciao, ciao! Oh, arrivo! Wow, ottimo atterraggio! E qual è il prossimo passo? Occhi rossi, ma certo! C'è qualcos'altro in questa beauty box? Diamo un'occhiata! Collirio, fantastico! Oh no! Questo non va bene! Come farò a rimediare? Non avevo capito fosse quello per serpenti! Sono sicura che stavolta andrà meglio! Anche se è un po' strano! Per chi sono queste gocce? SpongeBob? Ma come ci è arrivato qui? Ho chiuso con questi esperimenti! Sono stanca! Mi sono addormentata? Ah, fiammiferi, non posso fare a meno di voi! Così va meglio, ora non sbatterò più le palpebre! Non resta che aspettare e forse avrò gli occhi rossi! Oh, sì! Mi ha vinto! Chi è la campionessa? Posso gettarti dell'acqua addosso, campionessa? La tua puzza è disgustosa! Davvero? Oh, hai ragione! È il momento di fare il bagno! È un bene che io abbia un set di bombe da bagno! È ora di usarlo! Mescoliamo bicarbonato di sodio e acido citrico! Tintura super rossa, proprio come i miei occhi! Penso che tutti i vampiri vorranno le mie bombette! Mescoliamo il tutto fino a quando non sarà omogeneo, a forma di stella per una futura star! Mettiamo il materiale in uno stampo e lo lasciamo indurire! Trum trum trick, la bomba è pronta! Oh, guarda che esplosione! Spero non ci siano squali in giro! Sta facendo una bella schiuma! Ah, Barbie, avevi ragione, ne avevo davvero bisogno! Che bello! Beh, che bagno è senza giocattoli? Più sono, meglio è! Nessuno potrà fermarmi! E ora facciamo bollire! Oh, chi è? Pensavi di scappare? Per favore, unisciti! Wow! La mia pozione da vampira è pronta! Devo solo lavarmici la faccia! Wow! È come se la mia pelle fosse di porcellana! Voglio farla vedere a Barbie! Prima però devo asciugarmi! Oh! Questo outfit non mi dona affatto! È il momento di lavorare sul mio guardaroba! Vediamo! Troppo colorato! Dove posso trovare un costume da vampira? Forse posso scegliere qualcosa! Non è quello che mi serve! Wow! È proprio questo che stavo cercando! Cosa? $1000! È una fortuna! Io ho solo... niente di niente! Beh, forse faranno uno sconto a una donna incinta? Aspetta! So dove trovare i soldi! Beh, pancina, spero non ti dispiaccia un po' di body painting! Preparati a diventare una star di internet, perché io e te faremo un bel TikTok! Con il tuo fascino e la mia plasticità saremo ricche in pochi minuti!
Sono sicura che questo ballo diventerà più popolare di quello di mercoledì. Ehi, che ne pensi della break dance? Oh, quante visualizzazioni! Cosa? Non posso crederci, ce l'abbiamo fatta! Grazie, follower! Userò la consegna di Trum Trick! Wow, molto veloce! Perfetto, ma non posso dire lo stesso delle mie unghie! Ho appena finito con le mie prendila! Grazie, Barbie, farò in fretta! Oh, hai portato anche lo smalto, sei molto premurosa! Oh, mi sono lasciata trasportare! Come farò a rimediare? Cos'è, Barbie? Questo è per te! Che carino! Vediamo che cos'è! Wow, è proprio quello che mi serviva! Potrò usarli come artigli, ma solo dopo essermi rifatta le unghie! E ora non rovinerò più nulla! È 100 volte più comodo! Asciughiamo! Una vampira con gli artigli! Ah! Sembra che ormai io sia pronta! È fantastico! Ma le vampire hanno solo occhi e artigli! Ragazzi, di cosa pensate abbia bisogno una vera vampira? Scrivete la vostra opinione nei commenti! Mia, credo che tu abbia dimenticato le zanne! Ah già, me ne ero dimenticata! Non ho le zanne! Ma ne ho davvero bisogno! Forse dovrei provare ad affilare i miei denti! Voi però non provate a fare lo stesso a casa! Potrebbe essere... Oh, che male! Oh mio Dio! Oh no! Il mio dente! Forse ho esagerato! E adesso che posso fare, Barbie? Non prendertela, puoi darlo alla fatina dei denti! Come ho fatto a dimenticarlo? Sei un genio! Lo nasconderò sotto il mio cuscino! E questo farà vedere la strada alla fata! Prima mi addormenterò, prima arriverà la fatina! Ehi, eccomi! Oh, odio le scale! Allora dov'è il mio dente? Tutto a posto! Oh, ho quasi perso tutti i denti! Oh, comodo! Grazie, Mia! L'hai lasciato davvero? Oh! Cosa sono questi? Cioccolatini? Forse sono caduti! Oh, ti ho presa! Oh, il mio documento! Non capisco! Un attimo! Va meglio? È tutto ufficiale, eh? Oh, è ufficiale! E allora ok! Grazie per la comprensione, ma dov'è? Oh, un biscotto! Barbie, puoi aiutarlo? Certo, non dire altro! Oh, lasciami il naso! Beh, approfitterò di questo momento per prenderne in prestito un paio. Sì, credo di averlo trovato! Fatto! Barbie, stai volando? Oh, che notte! Ok, devo prendere il tuo dente. Cosa vuoi in cambio? Penso che bastino. Ciao! Ok, è ora di andare. Ehi, ridammeli! La fatina dei denti è stata qui! Addio! Torna presto! Vediamo! Mi stanno perfettamente! Barbie, batti 5! La prossima volta! Ok, come vuoi! E ora facciamoci i capelli! La mia acconciatura non è un granché! Perché non ci ho pensato prima? Era tanto semplice! Wow! Forse posso fare qualcos'altro? Cos'è questo gadget? Sì! Posso aggiungere qualche strass ai miei riccioli? Fico! Sono fantastici! Che c'è che non va? Ehi, Mia! Vuoi fare anche i miei capelli? Pensavo che non me l'avresti mai chiesto! Facciamoli! Vuoi che tagli un po' la parte superiore? Sei fortunata! Sei la prima a cui taglio i capelli! Non sembro un ragazzo? Non saprei! Guarda qua! Ehi, aspetta! Beh, sistemiamo il taglio! Sono sicura che si può fare qualcosa! Ora va meglio! Grazie, Mia! E gli strass? Ma certo! Una stella come te deve brillare! Non mi sono mai sentita così bella! Sei la migliore! No, cara, tu sei la migliore! E ora pensiamo agli accessori! So che i vampiri li adorano! Avremo bisogno di perline e pietre brillanti! Io ho scelto il nero e il rosso! Tutto qui! Per fare un anello infiliamo le perline! Voglio avere un ragno spaventoso, quindi lo farò con pietre e porcine! Trum trum trick! L'anello è pronto! E ha anche un bel aspetto! Tutti i vampiri saranno invidiosi! Chiama un'ambulanza, Mia! Oh, Barbie, ci penso io! Tu rilassati e respira profondamente! Non preoccuparti, ho guardato un video su YouTube! Posso farcela! Sei pronta? Ho dimenticato il camice da medico! Controlliamo il tuo stato! Beh, stai respirando, fantastico! Continua a lavorare, ok, bambolina? Dovrai avere un pochino di pazienza! Sembrava più facile su YouTube! Congratulazioni! È una femmina! Mia, grazie per essere stata qui!
Nessun problema. Sono felice che sia andato tutto bene. Mi merito un po' di riposo ora. Ah, che bella sensazione. Oh, stanno iniziando le contrazioni. O forse il cibo era scaduto? Beh, devo chiamare il medico. Pronto, ho bisogno di aiuto. Una bambola stava partorendo e l'ho aiutata. Shh, sembra che lei abbia la febbre. Esaminiamo la situazione. Dove le fa male? Oh, è quello che pensavo. Cosa, dottore? Dovresti passare a una dieta vegetariana. Vuol dire senza carne? Ma cosa mangerò? Aria? Devi rinunciare alla carne o il dolore continuerà. Oltre all'aria, puoi provare anche questi. Non c'è di che. Ci vediamo. Mi stai prendendo in giro? Questo dottore non capisce nulla. Non sarò mai sazia con un'insalata. Ma come faccio a mangiare questo? Ah, è anche amaro. La banana sarà più dolce. Non è quello che mi serve. E neanche questo, o forse questo. Esistono polpette di verdure? Oppure resterò affamata per sempre. Tu mi piaci perché sei rosso. Spremiamo un po' di succo. Oh, sembra davvero sangue. Non vedo l'ora di provare. Oh, è salato come il sangue, buonissimo. Che carica di energia. Oh, sono già in ritardo. Non posso perdere una visita medica. Questo potrebbe essere utile. Ok, ora devo sbrigarmi. Come ho fatto a lasciarlo? Oh, non credo di aver dimenticato nulla. Sono pronta. Per ogni evenienza ho anche bisogno di una sveglia e di un libro da leggere durante il viaggio. Un attimo. Aspetta, non posso mica andarmene così. Mi rideranno dietro in ospedale. Diamo una bella sistemata. Mi tremano le mani. Come faccio ad usare l'eyeliner? Ci sono! Posso usare un pennarello. Perfetto. E visto che ci sono, aggiungerò un po' di rossetto. Vediamo chi riderà per ultimo. Che bello! Oh, sii un po' paziente, tesorino. Non spingere. Ehi, ragazze, chi è l'ultima? Tu lo sei. Ne sei proprio sicura? Oh, avete visto? Wow, entra. Quante attenzioni. Che bella sensazione. Oh, ci siamo già visti? Forse questo ti ricorderà qualcosa. Cosa? Ora sei la nostra paziente numero uno. Grazie, dottore. Tornerò presto. E io? Signorina Adams, certo che ci ricordiamo di lei. Grazie, dottore. Dottore, è qui? È strano, è sempre qui. Eccomi! Chiamami dottor Mano! Rilassati, sei in buone mani! Vediamo chi abbiamo qui! Oh, è troppo grande per essere solo gonfia! L'ecografia ci aiuterà! Oh, quello che pensavo, ultimo ritocco! Congratulazioni, è incinta! Cosa? Servono i fuochi d'artificio? Voglio ricordare questo momento! Forza, tesoro, dobbiamo dirlo a tutti! Ce l'ho fatta! Preparati, diventerai zio! Cosa? Se lo avessi saputo non avrei mai acceso quella macchina! Pensavo sarebbe stato felice per me! Non sono abituata a camminare per due! È ora di farsi un bagno! Oh, visto che queste palline sono perfette per rilassarsi! E qualche dita insanguinata per rendere l'atmosfera migliore. Non avrei mai pensato che sarebbe stato così bello. È così bello che posso avere una spa in casa. Che sollievo! Oh, wow! È tempo di pensare a un posto in cui far dormire il bambino. Oh, sembra che Pugsley dovrà lasciarti un po' di spazio. Cosa? Che significa? Vivo già in un sottoscala! Aha, ora va molto meglio. Perfetto. Pugsley, spero che ti ricordi che non si può dire di no a una donna incinta. Non mi muovo da qui. Non vado da nessuna parte. Pugsley, dovresti fare il gentiluomo. Oh! Ok, come volete. Sarà una bambina o un bambino? Non voglio dire la stessa cosa 100 volte. È meglio annunciarlo una volta sola davanti a tutti. Ciao tesoro, congratulazioni! Ehi, mercoledì! Baby boom! Forza, mammina!
Mercoledì spero che tu rimanga lo stesso una bulla. Oh, oh no, è bello vederti. Congratulazioni, signora. A presto. Mercoledì, adoro le tue feste. Cosa? Non mi hai invitato? Anch'io ho una sorpresa. Prendi questo. Cos'è? È un serpente? Oh, portatelo via! Oh, in puro stile mercoledì! Che pappa molla! E ora è il momento della verità. Siete pronti? Dov'è la freccia? Oh, credo di riuscire a vederla. Ben fatto, mercoledì, dritto al bersaglio. Dobbiamo nascondere il fiocco. Ok, basta scherzi. Allora? Quanti coriandoli! Ok, facciamo alla vecchia maniera. Scolopendra. Brodo di terra bagnato. Funziona! Il fumo è rosa! È una bambina! Lo sapevo! Congratulazioni! E ora la passeggiata d'onore! Ragazzi, no! Sono troppo pesante! Sono così felice! Aspetta, voglio che tu lo apra subito! Grazie! È molto bello! Lo aprirò! Hai qualcosa per me? Hanno portato scatole vuote? Oh, deve essere qualcosa di interessante! Wow! È un kit per dentisti di Play-Doh! Fantastico! Non vedo l'ora di provare! Pugsley, rimetti tutto a posto! Ma come si fa qua? Lo farò io a te! Ora tocca a me giocare! Oh, mercoledì, no! Che mi stai facendo? Mi devi $3000! Wow, quanti auguri! È così inaspettato e bello! Grazie, ragazzi, vi voglio bene! Ragazzi, perché non mi fate anche voi tanti auguri nei commenti? Prometto che leggerò tutto! Mi prode la pancia! Oh, non resisto! Mi gratterò la pelle fino a bucarla! Dai, smettila, mercoledì! Ho bisogno di tenere le mani occupate con qualcosa che mi aiuti! Vediamo! Ok, questo potrebbe essere utile! Oh, anche con i guanti sono in pericolo! E ora non avrò più prurito di sicuro. Respira. Tutto va bene. No, non posso farlo. Solo altri 2 minuti. Piante, almeno voi non mi tradite. Questa gravidanza sta facendo impazzire mercoledì. Esattamente, Pugsley. Allontanati dalle piante, subito. Non toccarle, sono mie amiche. Allontanati, ho un potatore. No! È tutto ciò che mi serviva. Grazie. Patrick, stai bene? Ottimo, è tutto pronto. Apriamo il gambo dell'aloe. Facciamo attenzione. Rimuoviamo lo strato superiore. E estraiamo il contenuto con un cucchiaio. Dovrebbe bastare. Forse basterà anche per 2 barattoli. Dividiamo i pezzi grandi in piccoli. E buttiamo i cubetti nel contenitore. Mescoliamo. Per un maggiore effetto rilassante, aggiungiamo dell'olio di cocco. Ottimo! E ora mescoliamo tutto finché non diventa omogeneo. Wow, è così densa! La crema è pronta. E ora pensiamo al packaging. La prima cosa da decorare è il coperchio. Iniziamo. Mettiamo un adesivo di marca all'esterno. Decoriamo la parte superiore con dei teschi. Nessuno prenderà la mia crema così. Sarà fantastica. Mettiamo anche qualche punta, così nessuno aprirà il mio barattolo. E ora aggiungiamo un po' di slime nero spaventoso. Questa è quella che chiamo estetica. Vediamo se il prurito alla pancia si ferma. Wow, va molto meglio e ha un buon profumo. Non sono ancora mamma, però mi piace già Facebook forte. Cos'è questa puzza terribile? Oh no! Mercoledì, potresti almeno metterti dei calzini? Non riesco a respirare! È un problema tuo? Ok, va bene. Non riesco a raggiungerli. Come si fa? Oh. Ho bisogno di aiuto. Grazie per il consiglio, Facebook. Spero funzioni. Oh, che solletico! Perché non li ho avuti prima? Ok, basta. Sono sempre mercoledì. Ora questo va nella spazzatura. Oh, pensavo fossero le mie gambe.
Che stai facendo? Sarà una sensazione, ma mercoledì sta cercando tra i rifiuti. Lo pensi per le pantofole? Odio la stampa. Eccolo il tuo posto. Ed ecco una foto per non dimenticare. Caro diario, oggi mi sono svegliata con la voglia di mangiare fragole e pesce. Ma poi non sono riuscita a dormire a causa del dolore alla schiena. Ma ora so come fare. Ciao, nuovo letto. Oh, oh. Mercoledì. Credimi, questo è più importante della tua testa. Ma è comunque scomodo. Potresti prenderne un altro. Oh, finalmente. Che c'è che non va in te? Penso che sarà più comodo. Ora però non c'è più spazio per la pancia. Come farò a scrivere le mie memorie? Ok, riprenditelo. Mi stai prendendo in giro? Solo il meglio per il mio bambino. Cuscino ortopedico, sei la mia ultima speranza. Penso che un po' di branding non faccia male. Molto meglio. Oh, ma sono così stanca. Oh. Oh. Ok, mi sto svegliando. Ma come sono arrivata qui? Caro diario, negli ultimi 2 giorni mi addormento in tanti posti diversi. Penso che sia perché sono incinta. Una persona ha bisogno di 8 ore di sonno e ora siamo in 2. Quindi dormo per 2. Sono anche riuscita ad addormentarmi mentre bevevo Coca-Cola. Meno male che non mi ha visto nessuno. Se proprio devo continuare a dormire, tanto vale stare comodi. Oh! Forse un'altra tazza di caffè mi tirerà su. Ehi, mercoledì, la caffeina fa male ai bambini. Come posso fare a meno del caffè? Non ce la faccio più. Almeno posso usare una maschera al caffè. Oh, mi sento molto meglio. Cosa? Un mostro! Ehi, Pugsley, alzati. Oh, no! Il dottor Cosa è già qui. Controlliamo il respiro. Respira? Sembra sia solo svenuto. L'ammoniaca lo farà rinsavire. Che cos'era? Dov'è il mostro? Occupato. Ehi, non posso più aspettare. L'unico posto in cui non mi troverà. Dance, dance, dance with my ass. Ehi, ti prego, fammi entrare. Quindi l'uomo ragno è Peter Parker? Pugsley, te la sei cercata. Questa è la tua ultima possibilità. Apri questa porta. Oh. Mi dispiace, tesoro. Non pensavo di aprirli prima che tu nascessi. Oh, ti stai allenando con i pannolini? Perché hai quell'aspetto? Vuoi diventare un lottatore di sumo? È meglio che tu stia zitto. Mercoledì, stavo scherzando. Dove sei? Oh, toglilo. Non sei più un bambino, presto capirai. È tutta colpa di quello stupido dispositivo. Solo perché è incinta non può fare tutto quello che vuole. Vediamo se funziona anche su di me. Avanti. Oh, sento qualcosa. Oh, è così caldo e leggero. Non credo funzionerà. Cosa? Sono incinta? Wow, è pesante. Come faccio ora? Forse la presa è inversa. Le mie braccia sono davvero così corte. Come faccio a muovermi con questa pancia? Forse in stile Van Damme? È chiaro che questo non fa per me. Forza, robot! Sì, ce l'ho fatta! E se la situazione peggiorasse? No, non può peggiorare. Ok, facciamolo! Ho sempre voluto bere il sangue. Oh! Che bello! Oh no! Dov'è il pulsante per tornare indietro? Dai, avanti! Perché? Ha funzionato? Ho capito! Ora so come fare. Finalmente! Grazie alla scienza, sono tornato. Sembra che io sia pronto a fare il passo successivo, così a distanza non farei male a nessuno. Vado a fare uno spuntino. La mia pancia avrà l'acconciatura più bella di sempre. Beh, avevo bisogno di qualcosa che mi tenesse occupata. Come ho potuto dimenticare la danza? Ma ora non ballo più solo con le mani, ma anche con la pancia. Non capisco, al bambino piace, sta anche ballando, ma... Oh! Oh no!
Credo di essere in travaglio. Non essere nervosa, mercoledì. Siediti. Andiamo. Signora, respiri, avanti. Ditemi che andrà tutto bene. Oh, ho così male. Oh, lasciami andare. Prendi questo per ora. Ehi, perché? Potevi almeno chiedere. Ho un paradenti, eccolo. Forza, mercoledì, spingi. Il bambino sta nascendo. Congratulazioni, è una bambina. Guarda quanto è bella. Oh, la mia bambina, sono così felice. È così che sei venuta al mondo, in questa stanza. Ti voglio bene, tesoro, e te ne vorrò sempre di più. Buon compleanno, esprimi un desiderio. Fatto! Dov'è la mia dolce nipotina? Auguri, ho un bel regalo per te. Wow, grazie, nonna. È proprio quello che volevo. Davvero? Sì! Ok, devo andare. Ti voglio bene. Il mio progetto è quasi finito. Finalmente avrò un'amica. Spero che tutto vada come previsto. Oh! Quanto fumo! Oh, ciao, bellezza! Ciao! Andiamo, abbiamo molto da fare. Non avrei dovuto litigare con Mano. Papà, che ne dici di darmi un po' di soldi? Sì, certo, tesoro, tieni. Grazie. Divertiti. Oh, questi bambini sono costosi. Wow! Papà, posso avere altri soldi? Ma te li ho appena dati. Ok, solo perché ti voglio tanto bene. Oh, tesoro, ho bisogno di soldi. Certo. Questo è tutto quello che resta. Non è abbastanza, ma va bene. Non ho più niente. Ehi, riunione di famiglia, ora! Uno, due, tre. Tutto torna. Eppure abbiamo due mercoledì. Com'è possibile? Oh, per un po' non ci disturberà, ragazze. Andiamo a giocare. Sono così felice. Non puoi immaginare quanto lo sono io. Ora va meglio. Cibo, cibo. Ecco la vostra colazione sana. Oh, questa colazione fa schifo, è disgustosa. Ma sono vitamine. Oh, questa macchina magica trasformerà il cibo in liquido. Basta mettere tutto dentro e accendere. È davvero molto semplice. E ora riempiamo questi stampini a forma di cervello, così le mie figlie saranno molto intelligenti. Ora lo adoreranno. Mmm, deliziosi! Cosa hai trovato? Non sbirciare! Oh, fammi vedere! Ragazze, perché non mangiate qualcosa? Wow, cervello! Delizioso! Lo adoro! Oh, buonissimo! Oh! Sì, ora siamo zombie! Mamma, guarda, siamo zombie! Oh, che paura! Non posso farlo! Stai sbagliando! Ho provato di tutto! È complicato! Provaci tu se sei così intelligente! Mi piacerebbe, ma... Aspetta, ci sono due colori, il bianco e il nero! Ehi, ciao! Sai per caso quali sono i colori del cubo di Rubik? Se sì, scrivilo nei commenti! Non riusciamo a capirlo! Oh, stupidi Lego! Vi avevo detto di non lasciarli in giro! Non lo sopporto! Quanto può essere complicato rimettere tutto a posto? Oh! Cos'è stato? Se è uno scherzo, non è divertente! Non sopporto più tutto questo! Pantofole magiche morbide, ecco la soluzione! Oh! Oh! Oh, i miei piedi! Oh! Questo è decisamente troppo! Oh, che belle pantofole! Le voglio! Caramelle! Adoro le caramelle! Deliziose! Buonissime! Abbiamo davvero finito tutte le nostre scorte? Oh, lo so, possiamo fare delle caramelle nuove! Ottima idea, ci sto! Sarà divertente! Sì, un po' di cioccolato... qualche verme.
Bene, sembra funzionare! Sta arrivando papà, nascondiamoci! Oh, che caramelle deliziose! Ne mangerò una mentre nessuno mi vede! Mmm, buone! Oh, fantastiche! Non posso credere che l'abbia mangiata! Deve essere un nuovo ripieno! Mi piace! Oh, posso averne un'altra? Nessuno se ne accorgerà! Avanti, togliti! Oh, ciao tesoro! Guarda cosa ha disegnato una delle nostre mercoledì, un mostro! Oh, me ne occupo subito! Ah, lo ucciderò a mani nude! Aspettami qua! Sono così fiera! Oh, ma quanto devo aspettare ancora? È già mezz'ora che se n'è andato! Mi sto addormentando! Ok, andrò a scoprirlo da sola! Oh, non capisco! Ma che sta succedendo? Raccontami, è divertente! Tu sei divertente! Oh, tesoro! Vuoi spiegarmi che succede, eh? Non è un mostro! Io e Aggie abbiamo prestato servizio insieme in Iraq! Operazione Desert Storm, eravamo i migliori amici! Ehi, perché non mi presenti la tua bellissima moglie? Ma certo! Sono Aggie! Non voglio mettermi in mezzo! Sparisci, non puoi vivere sotto il letto di mia figlia! Ma tesoro! Oh, ok! Ciao, Mano! Mano, mi senti? Ehi, tutto bene, amico? Mano! Ti è piaciuto il nostro nuovo video? Allora assicurati di mettere mi piace e di iscriverti. E ci vediamo la prossima volta!